Blacklist.io. Buongiorno, oggi vi presentiamo un pannello a pagamento che si chiama NID Pannello ATR. Eccolo qua. Serve per monitorare la variazione dell'ATR giornaliero rispetto all'ATR di un certo numero di giorni. Mostra variazione in punti e la variazione in percentuale. Serve per dare con un'occhiata sola se il prezzo sta uscendo e di quanto dall'area dell'ATR. Quindi probabilmente siamo in uno stato di ipervenduto o ipercomprato. Inoltre questo pannello mostra due colonne a destra che ci indicano se il prezzo è al minimo o al massimo di un tot di candele, che è il semaforo, e se ha superato il minimo o il massimo dell'ATR della giornata. Ora vi spiego esattamente come funziona. Come vedete qui, se andiamo a vedere euro-yen, andiamo su questo, naturalmente questo è una bottoniera anche lì, potete spostarvi per su ogni parte. Qui praticamente voi vedete che su euro-yen-ZD abbiamo fatto il 126% di cambiamento, di variazione rispetto all'ATR normale. Quindi vuol dire che è stato un grosso movimento, probabilmente ritraccerà, vediamo anche qua, su quello qua, che ha fatto una grossa discesa, una salita, una grossa discesa, quindi siamo usciti fuori dall'ATR. Oltretutto, questo vi dice in questo momento che siete in mezzo a un ATR normale, un ATR questo qua. Andiamo a vedere dall'altra parte, vediamo questo qui, abbiamo fatto una grossa discesa e una grossa salita. Quindi quando siamo andati qua sotto probabilmente eravamo oltre il 120% di distanza e poi dopo è ritornato su. Ora guardiamo i parametri. Allora, il numero di giorni ATR con cui andiamo a confrontarci, cosa vuol dire? Vuol dire che noi cerchiamo di vedere quando siamo usciti da un certo numero nell'ATR, un certo numero. Questo qua sono 5 giorni, ok? 5 giorni, la facciamo ATR di 5 giorni, dove è andato, noi vediamo quando si supera o quando non si supera. Percentuale alta 110, cosa vuol dire? Vuol dire questo è quando il colore si diventa con lo sfondo verde, così capite esattamente che siamo molto alti. Percentuale media è l'80, fino all'80 non succede niente, il prezzo è bianco, quando supera l'80% inizia a diventare verde, per farvi capire che siamo in prossimità di un problema o di un'uscita del prezzo. Naturalmente potete anche mettere una percentuale del 120, del 130, come volete voi. Poi i giorni per il semaforo. Questo è il semaforo, praticamente sono i giorni quando questa qua viene fuori una freccia o rossa o verde, vuol dire che siamo molto in alto o molto in basso rispetto agli ultimi 100 giorni, che siamo sopra gli ultimi 100 giorni, potete anche mettere 1000 giorni o anche 10 giorni. Noi mettiamo 10 giorni, vediamo come cambia la cosa, eccolo qua. Questo qui vuol dire che siamo andati indietro dagli ultimi, siamo meno degli ultimi 10 giorni. Ovviamente non ha senso fare 10 giorni, fare almeno 100 o 1000. Riportiamo questo, riportiamolo almeno a 100. Poi volete eliminare i festivi, perché l'ATR è calcolato su tutti i giorni, anche compresi i festivi, e che non è un calcolo molto giusto da fare, quindi non li togliamo. Potete anche metterli, ad esempio, se utilizzate le criptovalute che funzionano anche il sabato e domenica, potete mettere false e lo calcola anche quello. Poi i soliti simboli da controllare, posizioni, eccetera. Perché il prefisso per più pannelli? Perché noi potremmo avere un pannello per vedere i forex, ad esempio, ed un pannello per guardare le criptovalute, in cui mettiamo magari 5 giorni per i forex, magari 20 giorni per le criptovalute, non per gli indici, come vogliamo noi. I secondi di aggiornamento, in modo da non stressare troppo la macchina, mettiamo di 5 minuti per fare il refresh. La grafica naturalmente è autoesplicativa, gli allarmi uguale. Addirittura qua potete fare gli allarmi su Telegram direttamente. Se sapete come funziona il token del bot, il ID della chat, potete mandare direttamente su un Telegram gli allarmi. Naturalmente funziona su qualunque strumento. Naturalmente potete cambiare strumento come volete. Ah, naturalmente cosa potete fare per fare sempre più, per filtrare sempre più, magari mettete 130. Quando abbiamo superato il 130%, vedete, siamo sempre meno. Qua 117 non lo andiamo a controllare perché per noi non va bene, quindi andiamo a prendere il 130, oltre il 130. E questo è il modo per entrare. Questo vuol dire che, vedete, è andato sotto il minimo, poi è tornato indietro. Benissimo, ricordatevi che utilizzare questo indicatore insieme ad altri, che non ha senso se parte solo con questo indicatore, ma potete vedere gli altri indicatori che dicono più o meno dove potrebbe andare il prezzo. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube e su Telegram, condividete i nostri link. Grazie.